Statale 106 se ne ritorna a discutere, ma questa volta con presidi in tutta la Calabria. Locri, Bianco, Mirto, Crosì e anche Torre Melissa in provincia di Crotone, dove la manifestazione è stata indetta dai sindacati per chiedere un'arteria che faccia uscire la Ionica dall'isolamento. Si tratta anche di un mancato finanziamento per la tratta crotonese e le tre sigle sindacali si sono ritrovate martedì mattina sul tratto crotonese a Melissa. Perché la strategicità sta proprio nel portarla a completamento questo tratto da Mirto Crosia, quindi da Rossano, tanto per capirci, fino a Reggio Calabria. Questo significa intanto bloccare questa carneficina di vite umane che non ha più, diciamo, sopportabilità. Significa creare occasione di crescita e di sviluppo per questo territorio che ha tutte le potenzialità per gareggiare a livello nazionale e quindi va completata. Noi siamo preoccupati perché qui le opere, i cantieri si aprono e non si completano mai. Che vogliamo che di pari passo la politica deve intervenire per trovare le dovute risorse per completare l'opera. Noi ad oggi abbiamo 3 miliardi e mezzo, ce lo dice ANAS, i tecnici dell'ANAS, anche qui ci sono delle polemiche. ANAS dice che per completare questi due lotti, Rossano-Sibari e Crotone-Catanzaro, bastano i 3 miliardi e mezzo, quindi sono già suddivisi in 8 lotti. Già la Regione, proprio attraverso le procedure commissariali, ha avviato tutto quello che è l'iter del via, del visto di impatto ambientale. Prima dell'estate dovrebbero andare già a bando. Cosa chiedere al governo? Noi chiediamo al governo di finanziare con i 15 miliardi che mancano tutta la tratta della 106, da Rossano verso Crotone, da Catanzaro fino a Reggio Calabria. Quindi questi sono i tratti che ancora ad oggi non sono né progettati né finanziati né tantomeno c'è uno studio di fattibilità. Quindi queste sono le situazioni che stiamo chiedendo oggi e le chiederemo con forza, perché ormai la 106 dopo 50 anni, come dicevamo poco fa, merita di essere completata, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo di questi territori e dell'intera Calabria. Sì, tanti anni finalmente, però la 106 nel dibattito nazionale. C'è l'impegno a fare due tratti importanti che non sono sufficienti. Noi chiediamo, così come si è impegnata ANAS, alla progettazione, al finanziamento e realizzazione dell'intero tratto da 106. Siamo qui sulla strada in mezzo ai disagi delle comunità. Quello che chiediamo è che si avvii un piano pluriennale dove tutti i governi annualmente si impegnino a finanziare nella legge di bilancio l'intero tratto dalla 106. C'è un'avvertenza a Calabria, c'è una discussione aperta sulla 106, vorremmo che il dibattito non mettesse al margine la discussione proprio su quella strada della morte. Ponte dello Stretto sì, va bene, ma prima bisogna dare sicurezza e dignità ai territori dei comuni calabresi. Sindaci, allora, ma che fare? Troppo sangue su questo asfalto. Ma intanto apprezzamento a CGIL e CISL e UIL per questa manifestazione. Bisogna sempre aumentare i fari e l'attenzione sulla SS106 per ridurre il sangue e soprattutto per garantire la sicurezza a chi vuole percorrere questa arteria.